verde. Viaggiare informati. Buonasera, traffico e viabilità condizionati dall'emergenza sanitaria in atto. Vi ricordiamo l'obbligo di evitare ogni spostamento in base al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, io resto a casa. La mobilità è consentita solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità quotidiane. Vediamo le notizie sul traffico, inizio nelle segnalarvi che si registrano code sull'A22 Brennero-Modena tra Vipiteno e Brennero in direzione del confine di Stato. È una lunga coda costituita di soli mezzi pesanti. Ancora disagi sulla 7 Milano-Genova, da pochi minuti sbloccato il traffico per un grave incidente e al momento c'è un residuo di code lungo 1 chilometro tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione del capoluogo ligure. Raggiungiamo l'area toscana per segnalarvi anche qui un incidente che ha generato al momento la rampa di accesso dello svincolo di Ginestra Fiorentina chiuso in entrata in direzione Firenze proprio per un altro incidente. Abbiamo dei rallentamenti motivati da perdita di carico sulla 1 Milano-Bologna tra San Giuliano e Melegnano in direzione Bologna. E infine vi segnalo sulla 18 Messina-Catania l'entrata chiusa per allagamento allo svincolo di Fiume Freddo in entrambe le direzioni. E sta nevicando in questo momento sulla 16 Napoli-Canosa, peraltro c'è l'interdizione e il fermo temporaneo dei mezzi pesanti per neve tra Grotta Minarda e Candela, quindi attenzione. Ma sta nevicando anche sulla 25 Torano-Pescara tra Pescina e Sulmona, quindi partite equipaggiati di pneumatici invernali o catene. Infine sono in azione mezzi spargisale sulla 1 in questo momento tra Orte e Chiusi Chianciano. Chiusure notturne sulla 7 da questa sera, dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani per lavori in galleria tra San Pier d'Arena e il Biglio della 12. Chiusura anche in entrambe le direzioni sino alle 12 di domani della 1 panoramica tra Firenze e Bologna per lavori di manutenzione e comunque è percorribile la 1 direttissima. E ritorniamo sulla 16 che ribadiamo in questo momento è fortemente critica la situazione della viabilità a seguito di una nevicata in atto ed è chiusa sino alle 6 di domani mattina tra Grotta Minarda e Vallata in direzione Canosa. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione da Alessandra Canali di Rai Pubblica Utilità. Guidate con prudenza e fate buon viaggio e a voi tutti una piacevole serata. Arrivederci.